paradise, paradise bliss, sipping on a fifth. Quindi la prima notazione interessante, in realtà questo è appunto villaggio artigiano, sta di qua della ferrovia, non è una cosa appunto indifferente, perché generalmente noi le aree industriali nuove le vediamo al di là della ferrovia. In questo caso invece diciamo che sta però proprio a ridosso, no? Con le spalle è qua, no? Quindi sulla ferrovia. Però è una cosa che mi sembra interessante da notare, nel senso che comunque essere di qua della ferrovia vuol dire essere con lo sguardo e quindi con anche la relazione dentro la città. Certo, quando viene fatto questo villaggio, e qui andiamo anche a un tema linguistico, il fatto che si chiama villaggio, siamo diciamo nel dopoguerra. No, appunto, siccome l'anno scorso abbiamo visto una quantità abbastanza impressionante di imprese del territorio, abbiamo chiesto invece a due persone che abitano, che sono nate al villaggio artigiano, sono cresciute al villaggio artigiano, sono sposate al villaggio artigiano e abitano ancora qui, di accompagnarci in una passeggiata nel quartiere, raccontandoci un po' quelle che sono state le trasformazioni delle imprese che mano a mano hanno fatto diciamo la storia un po' di questo territorio, in modo da potervi raccontare anche un po' come è nato e cosa ha significato in qualche modo per il comparto industriale modenese. La nostra progettualità è sempre stata fuori abbastanza da quasi tutto, non solo dalla città, perché si è immaginata fin dall'inizio come un accadimento che avveniva espressamente in periferia, e fin dal titolo, e quindi ha proprio questa caratteristica qui. Per cui siamo sempre stati abbastanza fuori in questo senso. Siamo sempre stati anche abbastanza fuori perché nel modo in cui abbiamo fatto sempre le cose, nella trasversalità dei linguaggi, nell'assenza di formati, abbiamo sempre dialogato abbastanza poco con il mondo da cui provenivamo, che era quello del teatro. Siamo sempre stati abbastanza ibridi. Quindi, come dire, è qualcosa che ci ha sempre abbastanza connotato. Siamo sempre stati molto più vicini, in qualche modo, ai luoghi dove le cose accadevano, e quindi affascinati da, per esempio, dal mondo del lavoro, che è stato sempre un tema, non solo un tema, ma anche una modalità proprio per noi di affrontare i luoghi, le persone. E quindi venire qui, venire in questo territorio è un po' una naturale conseguenza di un percorso che abbiamo fatto negli anni, per cui abbiamo negli anni lavorato tanto con aziende, piccole botteghe, luoghi di lavoro che venivano in qualche modo abitati e trasformati da una pratica artistica. A noi piacerebbe molto che si potesse, che riuscisse ad arrivare a chi in questo posto appunto lavora, produce e sta in qualche modo durante il giorno, no? Questo è un luogo dove pochi dormono, molti lavorano tendenzialmente, e ci piacerebbe poter arrivare lì, cioè arrivare. Poi ovviamente c'è un pubblico che è quello del teatro, quello delle arti, che ci segue, che arriva, che viene, ma un po' da qualche parte questa questione di andare in luoghi, di svelare, se vogliamo, dei luoghi, che è sempre stata un po' la caratteristica di Periferico nelle precedenti, anche fino alle precedenti edizioni, richiama un pubblico molto diverso, molto trasversale. Entrare dentro un condominio popolare che a Modena è riconosciuto come un luogo dove accadono disagi di vario genere crea una curiosità in sé, no? Molto forte, non solo nel pubblico del teatro o delle arti. Cosa chiedi tu all'arte? Domandona. Ma chiedo di essere un punto, un momento di catarsi, direi, principalmente. E gli chiedo di essere rivelatrice di qualcosa che non si vede a occhio nudo. Ti ha risposto? Non so, no, tendenzialmente non mi risponde molto. Leonardo, che senso ha tracciare percorsi nel nostro tempo, secondo te? Penso che abbia il senso di fare un disegno invisibile,
continuare a lavorare sull'effimero e sulla scia delle cose dentro un atto molto concreto come l'attraversamento del paesaggio, quindi è continuare a tenere in bilico e in equilibrio questa la dimensione terrena, la dimensione ancestrale. Quali cose bisogna cercare per ritornare a riaumentare la nostra realtà? Esatto, questa è proprio una bellissima domanda, nel senso che mi chiedo moltissimo se la questione sia la ricerca o sia il farsi cava e farsi ascolto, perché diciamo, penso che molto di quello, di questa realtà di cui dici, di questa possibile aumentazione della realtà, venga da un esercizio d'ascolto molto profondo e molto delicato del circostante, che a fronte di un atto di presenza inizia a parlare da sé, e quindi questa capacità di predisporsi all'apertura e mettere il pubblico nella condizione di generare un'apertura dall'interno fa sì che la realtà da sola prenda una dimensione complessificata, una dimensione immaginifica, ma è tutto nell'occhio di chi guarda. Quando prendi lo spettatore per mano e lo costringi a seguirti in un percorso, vuoi in un posto piccolo, vuoi in un posto grande, che intenzione profonda hai? Che lui ascolti, che lui capisca, che lui torni bambino, si ritrovi? No, penso che l'intenzione sia esattamente quella di permettergli di fare la stessa esperienza che faccio io quando mi metto io in una dimensione d'ascolto nell'attraversamento dei luoghi. E diciamo che quello che il desiderio è più quello di fargli provare una dispercezione della realtà, quindi la capacità di spostarlo dal normale percepire le cose, e credo che dentro questa dispercezione ci sia l'ingenerazione dell'emozione, quindi non cerco l'emozione, non è qualcosa che mi interessa, credo che l'emozione sia una epifania dentro questa alterazione della percezione dello spettatore. Il tuo fare arte ritorna anche, secondo me, ad un tema cruciale che per quasi 15-20 anni abbiamo anche un po' negato, che è il tema della politica dell'arte. E rispetto a questo il tuo sentimento cos'è? È uno sguardo anarchicamente compassionevole o diciamo che trova nella società la sua intenzione di auto-organizzarsi e darsi le forme democratiche più o meno forti di risposta e di gestione collettiva della propria istanza? Guarda, sono molto affezionato a questa definizione che fa Judith Butler della apparire dei corpi nello spazio pubblico come primo atto politico di dichiarazione della non dispensabilità dei corpi, nel senso che ogni volta che i corpi si radunano all'aperto dicono che sono lì per esserci. Questo è un atto distruttivo e un atto costruttivo allo stesso tempo, quindi non ho nessuna compassione per il genere umano e per la nostra società. Penso però che, come dire, che l'atto performativo sia un atto profondamente politico in maniera costitutiva, nel senso che è costitutivamente politico l'esporsi nello spazio pubblico. Quindi sono molto affezionato a una dinamica, al movimento che fa il genere umano, quindi non sono affatto nel raccontare questa come un'epoca terribile. Sono un convinto pessimista che però fa tutto lo sforzo possibile per essere ottimista. Beh, è chiaro che intorno a ciascun progetto, che prevede anche delle registrazioni, insomma la raccolta di un archivio sonoro, audio, c'è un progetto, no? Intorno c'è una direzione che tu sai che vuoi dare al lavoro, intorno a questa direzione si articolano delle scelte. In questo caso, in particolare, la realtà specifica di questo luogo, da questa realtà mi sembrava interessante fare emergere due questioni. Come il lavoro artigiano è cambiato, questa realtà specifica è cambiata nel corso del tempo, e come qui sono accaduti delle trasformazioni storiche rispetto anche, per esempio, al femminile. Per esempio, e ho incontrato tra le persone incontrate una coppia di marito e moglie, la cui vita di coppia e la vita professionale è incominciata in Africa,
dalla Somalia, loro lavorano in un zuccherificio e poi arrivano a Modena. Allora questo come dire, attraversamento, trovarsi a Modena, entrare dentro ad una fonderia, ma il primo audio che incontri è il racconto di una storia professionale africana, mi sembrava particolarmente interessante e utile come riflessione contemporanea. E la stessa coppia ti dice che c'è una figura femminile all'interno della coppia che 40 anni fa, 50 anni fa, decide di fare le scuole serali per studiare segretaria d'azienda e poi diventare amministratrice, cioè gestire le economie aziendali, ma anche le economie familiari. E questo è importante da capire, da sapere, è importante che diciamo si comprenda che c'è un'emancipazione femminile che è passata attraverso lo studio, attraverso il lavoro. Ecco, raggiunti, come dire, raccolti determinati dati e ti interessa metterli in luce, allora la selezione avviene in base alle cose che vi avete interesse a mettere in luce. Where does your thoughts about art originate? This melting about nature and technology, something which seems dead or is alive or where? It's not my general idea about art. It's what happened in this particular project or process, because it started from simply renovating my apartment, and this is how I found out the material. And the moment I saw it, and there was this process stored in the material, it just fascinated me. And so I kept it somewhere, and I knew I want to work with it sometime when the moment comes. So one day, then I applied for a project and they invited me for the festival, and I started to really work with it, to explore, you know, what's there, like what is the association in this, and what is the association in this. And I brought other materials in, and it just, things just combine from different points, you know, from different directions. There were other pieces that I've been just picking from the floor and collecting them for, you know, already 15 years for me. And yeah, thank you. Your sculptures seem to have a sort of architectural thought. Many different thoughts, actually. Also the thought comes from many different directions. From my knowledge of sensorial, you know, neurology and sensorial practical work, to anthropology, to just simply being fascinated with technology in terms of creativity of mankind, you know. Like we make art and we call this creativity, but maybe it's not so visible or obvious that technology is also creativity. So that's how I just put them together, you know, in juxtaposition, or I link them or I expose them more. Everything seems extremely fragile. Yes. And you were worried to destroy something even looking at them, and so it makes the spectator in a condition of very something frightening about destruction, about the possibility that everything can blow up in a second. It started with me, you know. It's not just with the spectator. I know in the process I had days when my hands were a bit shaking, you know, just a bit, because I was hectic or in a hurry. And I had to say to myself, Rada, leave it, not now. You cannot do it. You cannot do this work now, you know. So it's sort of the same thing for me. It should not be frightening, but in my view it's more about taking care. Taking care, but also to remind ourselves to be attentive, to be calm, attentive, take time and recognize your state of mind.